Il branco dei leoni MK è sull'orlo del disastro. I nomadi li hanno messi in fuga, costringendoli a lasciare madri e cuccioli senza protezione. I nomadi si sono avvicinati a tal punto da aver cacciato gli MK. Sono andati dritti nella direzione dei piccoli. Due cuccioli sono scomparsi. Ci sono alte probabilità che non ce l'abbiano fatta. Il pericolo è in agguato. I nomadi sono ancora nel territorio degli MK. Avranno le carte in regola per detronizzare definitivamente i punk? In gruppo i nomadi rappresentano un grandissimo pericolo, ma presi singolarmente non sono altro che giovani maschi. Nella valle del Luangwa, nello Zambia, due branchi rivendicano il loro territorio. Gli MK, potenti e sempre più numerosi. E le femmine Hollywood, che devono accoppiarsi per assicurarsi un futuro. I due branchi devono ora affrontare i nomadi. Una gang di maschi selvaggi in cerca di una nuova terra. I documentaristi Nathan Pilcher e Sam Davis sono nel centro dell'azione. Attenzione. Per testimoniare ogni trionfo e ogni tragedia. I due branchi riusciranno a ribaltare i pronostici e a sopravvivere alla più grande sfida della loro vita? Cinque del mattino. Sam Davis è già attiva, alla ricerca del branco MK. Lei e Nathan lo hanno visto l'ultima volta 2 giorni fa al fiume dopo l'attacco dei nomadi. Da quel momento nessuna traccia. Mentre andiamo ho pensato di tenere d'occhio il terreno per vedere se trovo delle orme. Per avere un'indicazione sulla direzione che hanno preso ieri sera e sperare di trovarli stamattina. Sam è impaziente di trovare le due madri MK, Rosa e sua sorella Zuri, e i loro cuccioli. Quando li hanno avvistati dopo l'attacco dei nomadi, erano presenti solo i 3 cuccioli di Rosa. I 2 piccoli di Zuri erano scomparsi. Oh, eccone una. È laggiù. È fantastico. Abbiamo appena trovato una femmina, una delle due madri. E poi ho visto andare dietro i cespugli un'altra femmina. Presumo che sia Rosa. Aveva qualcosa in bocca. Ma andava così veloce che non ho capito cosa fosse. Spero che fosse un cucciolo. Con un po' di fortuna le femmine porteranno Sam alla nursery. Così potrà fare l'appello. Il problema è che questa boscaglia è molto fitta. E infatti l'abbiamo persa. Dal giorno dell'attacco, la gang dei 4 nomadi non ha ancora lasciato il territorio degli MK. Il suo leader, Thor, non è il più grande dei fratelli, ma è certamente il più sicuro di sé. Guida lui i compagni nel territorio degli MK. Potrebbero aver ucciso 2 dei cuccioli con l'obiettivo di far tornare in calore la loro madre, Zuri. Ora forse stanno puntando al terzetto di Rosa. Mentre Sam prosegue la ricerca dei piccoli dispersi, Nathan Pilcher vuole trovare il resto del branco MK. La gang dei 4 nomadi ha attaccato e cacciato il branco MK un paio di giorni fa ormai. Adesso mi sto dirigendo verso l'interno con la speranza di trovarli sani e salvi.
Non si può sapere se gli anziani leader del branco, Axel e Mook, sono ancora con il gruppo. Nathan scandaglia quasi tutto il territorio degli MK. Prima di trovare qualche membro del branco. Si tratta di tre membri giovani, tre subadulti. Abbiamo Maya sul lato destro e poi abbiamo il suo fratellino Kimba sulla sinistra. Lo riconosco dalla piccola criniera. Con loro c'è anche il fratello un po' più grande. Nathan filma i tre fratelli da quando sono nati. Oggi hanno 2 anni e mezzo. Sono ancora piccoli per lasciare il branco e vivere in solitaria. E con la gang dei nomadi alle calcagna sono più che mai vulnerabili. I nomadi sono particolarmente aggressivi e questi ragazzi devono proteggere le loro vite. Se finiscono nelle grinfie dei nomadi, potrebbero uscirne feriti o peggio morire. Ma i nomadi non sono l'unico problema. Hanno fame. E in questi casi fanno affidamento sui cacciatori esperti del gruppo, le leonesse adulte. Oggi invece dovranno cavarsela completamente da soli. Questa giraffa è giovane, ha solo 2 anni. Ma è alta 3,5 metri e con un calcio potrebbe stenderli. Il rischio è molto alto. Maya è indubbiamente la più coraggiosa e sembra pronta per la grande sfida. Così si avvicina alla succulenta preda. È abbastanza comune che i leoni si focalizzino su grandi prede come le giraffe. È meno comune che attacchino e riescano a prenderne una. Detto fatto. Avrebbe dovuto avvicinarsi di più. È un chiaro segno di inesperienza. I tre giovani fratelli hanno bisogno dell'aiuto del branco, non solo per la caccia, ma anche per avere protezione. Il problema dei giovani esemplari inesperti è che spesso abbassano la guardia esponendosi al rischio. Si ritrovano da soli, senza aiuti e senza scudi. Con la pressione dei nomadi, il branco MK si è sparpagliato per tutto il territorio. Nel sud, i leader del branco, i punk, tengono un profilo basso. I fratelli Axel e Mook hanno protetto gli MK per 3 anni. Ma da quando i nomadi hanno attaccato, si sono rifugiati nel sud del loro territorio. Il piano degli invasori è senza dubbio quello di prendere il potere. E Axel e Mook non cederanno senza combattere. Al momento però non resta che aspettare ed evitare di fare mosse false. Sam è di nuovo sulle tracce delle due madri, Rosa e Zuri, che si sono addentrate nella boscaglia dello Zambia. Dopo ore di ricerca, finalmente le ritrova. Credo che siano laggiù, avete sentito? Forse stanno chiamando i cuccioli. Oh, eccone uno. Ho la pelle d'oca. Mm.
I cuccioli di Rosa sono sani e salvi. Ma ancora nessun segno dei due piccoli della sorella Zuri. Poi però, una piccola palla di pelo spunta dal cespuglio. Ciao. Ed ecco il fratellino. Ci sono tutti e cinque i cuccioli. È un'emozione incredibile. Per la gioia di Sam, i cinque cuccioli sono qui e sono in perfetta salute. È la prima cucciolata di Zuri. Con il supporto della sorella è riuscita a tenere i piccoli al sicuro dai nomadi. Sono straordinarie. Sono riuscite a proteggere i cuccioli in questo momento così delicato. Le due sorelle hanno un legame molto forte. Si vede dai gesti d'affetto che si scambiano. In una condizione normale, le leonesse avrebbero già introdotto i piccoli nel branco MK. Ma con la minaccia dei nomadi, Sara e Zuri vogliono tenerli nascosti il più a lungo possibile. I cuccioli hanno 12 settimane. Finora si sono nutriti di latte. Ma oggi è un gran giorno. Zuri ha un piccolo di facocero. Che momento! È la prima volta che vedono un pezzo di carne. Che lo svezzamento abbia inizio. Sembrano così docili e inoffensivi. Poi li vedi azzannare la carne e già te li immagini nel futuro, quando diventeranno dei grandi predatori. È incredibile vedere che a sole 12 settimane hanno già questo modo di approcciare il cibo. È proprio vero che certe cose le abbiamo nel DNA. Sono adorabili. Il maschietto di Rosa, Spotty, sembra andare pazzo per il nuovo piatto. Ha già l'istinto di tenere lontani i fratellini dal cibo. È piccolo, ma sa quello che vuole. E non intende mollare l'osso. Una caparbietà che gli sarà molto utile in futuro. Quando avrà 3 anni, sarà pronto per lasciare il branco e costruirsi una famiglia tutta sua. Deve solo sopravvivere fino a quel momento. E per ora le cose non sembrano semplici. Otto chilometri più a nord, il vicino branco delle femmine Hollywood si sta ancora riprendendo dal feroce attacco dei nomadi. È stata la matriarca Ava a subire il colpo più brutale. Gravemente ferita, ha rischiato di non farcela. Ha subito un attacco molto violento. Ma il legame di sangue ha radici profonde e le sorelle hanno provveduto a fornirle il cibo necessario. Ava ha condotto il branco il più lontano possibile, fino all'estremo nord del loro territorio. Qui sarà al sicuro dai nomadi. Ma c'è qualcuno che non apprezza l'arrivo improvviso delle leonesse.
Un elefante mette subito in chiaro che non gradisce la loro presenza. In questo angolo sconosciuto del territorio, le femmine Hollywood devono essere caute e si trovano costrette ad andarsene. Torniamo a sud, dove Nathan sta studiando i tre giovani MK al fiume. Maya e i suoi fratelli hanno trovato il resto del branco, ma c'è un ma. Sono sulla riva opposta del fiume. È settembre e non piove da mesi. In questo periodo dell'anno il livello dell'acqua è abbastanza basso da permettere ai leoni di attraversare il fiume senza problemi. Vorrebbero attraversare il fiume e raggiungere gli altri membri del branco, e potrebbero farlo, ma mi sembrano molto nervosi. Lo capisco da come camminano avanti e indietro. Ora sembra che si stiano allontanando dalla riva. Il fiume Luangwa ospita la più alta concentrazione di coccodrilli di tutta l'Africa. I leoni si tengono alla larga dai coccodrilli e, a giudicare dalla stazza di quei bestioni, direi che fanno bene. Meglio circolare. I felini potrebbero essere avvantaggiati sulla terraferma, ma in acqua le cose cambiano. Sono i coccodrilli ad avere il comando. Mai sottovalutare la loro forza. Ho visto leoni adulti essere messi al tappeto dai coccodrilli. Il morso di un coccodrillo è tra i più potenti nel regno animale. Una volta entrati nella morsa delle sue fauci, è impossibile uscirne vivi. I giovani non conoscono ancora i punti di attraversamento più bassi e sicuri, ma la minaccia dei nomadi e il desiderio di riunirsi al branco li portano a rischiare più del dovuto. Questi tre esemplari sono relativamente giovani e non hanno esperienza. Quello che stanno facendo è molto sciocco. Dovrebbero tornare indietro. In momenti come questo, i leoni sono molto vulnerabili. Maya apre la pista. Sta soffiando, sentite? Sì, sta soffiando ai coccodrilli. Sta perdendo la calma. Ci sono troppi coccodrilli. Altri membri del branco MK giungono sulla riva opposta e incoraggiano Maya a riprovarci. I due fratelli la seguono esitanti. Con l'avvicinarsi dei coccodrilli, Maya e i due fratelli accelerano il passo. Riunione di benvenuto. È un momento estremamente tenero. Gli altri membri del branco stanno dimostrando un grande affetto ai teenager. Stanno facendo un sacco di feste e questo è molto bello. Ne stanno arrivando degli altri. Però non tutti i nuovi arrivati fanno parte degli MK. So dell'esistenza di un altro branco, abita dietro quella collina. È il branco Nsefu e credo che sia lui. Per gran parte dell'anno il fiume Luangwa funge da confine e la sponda orientale appartiene al branco Nsefu. Questi due branchi si sono conosciuti nelle precedenti stagioni secche mentre si abbeveravano al fiume.
È più che normale che le vite di branchi diversi si incrocino di tanto in tanto e che i loro incontri siano frequenti. A volte sono nemici, altre vanno d'accordo. Attraversare il fiume ed entrare nel territorio di un altro branco non è solo un modo per sfuggire ai nomadi. Sembra che siano stati spinti dalla possibilità di mettere le zanne su un bufalo ucciso dagli Nsefu. Ma è una mossa azzardata. Ho già visto due branchi dividersi un banchetto, ma qui abbiamo un maschio alfa e non si scherza. Questo maschio Nsefu non accetterà la concorrenza di altri maschi rischiando di essere spodestato dal suo trono. Attaccherà se percepirà gli MK come un pericolo. Kimba, in quanto giovane maschio, è particolarmente vulnerabile. Kimba deve prestare molta attenzione. Il maschio Alpha Nsefu si sta gonfiando per mostrarsi più grosso e dominante. Il giovane riconosce il pericolo. Kimba si è messo in posizione di sottomissione. Fino a quando i nostri MK non rappresenteranno una minaccia reale per il boss Nsefu, non succederà nulla di irreparabile. Maya, la sorella meno cauta di Kimba, non sembra voler abbassare la testa. Si precipita verso Kimba per rassicurarlo, ma dovrà prendere lezioni di autocontrollo se vuole evitare brutte conseguenze. La maggior parte degli MK è venuta al fiume dopo l'attacco dei nomadi. Mancano solo Axel e Mook, i due maschi adulti. I punk non sarebbero accettati dagli Nsefu. Si scatenerebbe una rissa. Meglio che non siano nei paraggi. Axel e Mook non si sono arresi. Si sono solo rifugiati nel sud del territorio, sulla sponda occidentale del fiume. I quattro nomadi sono ancora nel nord del territorio degli MK. I ruggiti dei quattro moschettieri echeggiano nella valle. Il ribelle Thor guida il coro. I nomadi stanno lanciando il guanto di sfida agli antichi sovrani. Fra cuccioli e compagni da difendere, Axel e Mook devono rispondere. Saranno anche anziani, ma hanno ancora qualche cartuccia da sparare. I due fratelli iniziano l'avanzata verso nord. Marcano il territorio con l'urina. È l'avvertimento per i nomadi che se la dovranno vedere con loro. Perché non intendono abbandonare il regno. Ma nemmeno i nomadi vogliono mollare. Sono intenzionati ad affrontarli, così si dirigono a sud nel bel mezzo della notte. Sono in pieno territorio MK. Thor fa da apripista. E anche i nomadi lasciano dei bigliettini da visita.
sotto un cielo stellato, si muovono nel regno dei punk. La mattina seguente, Nathan li raggiunge. I nomadi sono vicini, a circa 200 metri. Stanotte hanno percorso 8 chilometri. Si sono avvicinati ai punk, ma anche ai cuccioli. Credo che i cuccioli siano a 3 chilometri più a sud. Quindi non sono così distanti. Visto che i nomadi si sono avvicinati, Sam decide di tornare dalle due madri e dai loro cuccioli. Ma poco dopo aver trovato la nursery, Rosa e Zuri se ne vanno. Le mamme si sono allontanate e hanno lasciato questi splendidi 5 cuccioli tutti per noi. Che momento, non capita spesso di fare da babysitter a dei leoncini. Lontani dagli sguardi attenti delle madri, i cuccioli si danno alla pazza gioia. È bellissimo vederli giocare da vicino e osservare le loro personalità che emergono. Spotty torna al suo gioco preferito, dominare i suoi fratelli. Guardate Spotty. Sembra molto sicuro di sé. Sono certa che sarà un leone molto coraggioso. Anche se sembrano dei duri, basta poco per spaventare questi cuccioli indifesi. Ahi, qualcosa ha attirato la loro attenzione. È un capovaccaio pileato. Oh, se ne vanno via. Che babysitter del cavolo! Non sono riuscita a proteggerli dagli avvoltoi. In pochi secondi i cuccioli scompaiono nella boscaglia. Adesso staremo qua. Non voglio seguire i cuccioli perché dopo lo spavento che si sono appena presi non mi va di innervosirli ulteriormente. È meglio se se ne stanno per i fatti loro. Meglio essere delicati in queste situazioni. A Sam non resta che aspettare, nella speranza che presto tornino Rosa e la sorella Zuri. Intanto Nathan lascia i nomadi e si dirige a nord per vedere come se la cavano le femmine Hollywood nell'area sconosciuta del loro territorio. Spero di trovarle lungo il fiume. Faciliterebbe tutto quanto. Magari sono al fiume a bere. Ah, eccole là. Una, due, tre, quattro e cinque. Sembra che ci siano tutte le Hollywood, come speravo. Sono andate al fiume. Osservano i Puku e gli Impala a distanza. È segno che sono affamate. Ah, ecco Ava. È fantastico vederle tutte insieme. Non passa molto prima che le Hollywood si diano da fare. Ava, che sembra essersi completamente ripresa dalla rissa, individua un'antilope. È sempre stata la più capace cacciatrice del branco. Ma stavolta fa un passo indietro e lascia l'agguato alle più giovani. Loro non la deludono. È
È pazzesca la velocità con la quale mangiano l'antilope, se paragonata ad esempio a un bufalo o a un ippopotamo. Cioè, ne hanno già sbranata metà e l'hanno uccisa da 3 minuti. Devono essere veloci, perché i saprofagi non tarderanno ad arrivare. Date un'occhiata. Ecco che arriva il primo avvoltoio ed ecco il secondo. Quando uno scende, gli altri seguono a ruota. Le Hollywood li lasciano contendersi i resti. Anche un nibbio becco giallo approfitta indisturbato del banchetto. Ma un peso massimo di 0,5 tonnellata è un'altra storia. Tutti i coccodrilli del fiume si stanno lentamente muovendo verso la spiaggia. Con un morso si accaparra l'interiora, sotto il muso di Nova. Nova ha solo 3 anni, è la più giovane delle Hollywood, ma è coraggiosa. Non permetterà che il cibo faticosamente guadagnato finisca in pasto al nemico. Con le pance piene, a Ava e alle femmine più anziane poco importa di mollare il colpo. Ma la cerba Nova non intende cedere il bottino. Le prede in questa zona non sono molte e vale la pena di difenderle con gli artigli e con le zanne. La zia Xena accorre in aiuto. E i coccodrilli restano a bocca asciutta. Nova non lascia nulla al caso. Nova ha spostato la carcassa dal terreno di lotta e l'ha portata lontano, nella boscaglia, in modo da poter mangiare al sicuro dagli avvoltoi. Le Hollywood hanno fatto centro. È un ottimo pasto che sazierà tutte per qualche giorno. Hanno la pancia bella piena, il che è fantastico. Rifugiarsi nell'estremo nord, dove le prede sono poche, è altamente rischioso. Ma finora è andata bene. Torniamo al sud, nel cuore del territorio degli MK. Sam aspetta pazientemente davanti al segreto più prezioso del branco. Finalmente l'attesa è ricompensata. Rosa e la sorella fanno ritorno e i cuccioli si sentono abbastanza sicuri da uscire dal nascondiglio. Tesoro. Adesso capite perché amo il mio lavoro. A
Adoro vedere una madre che lava il suo piccolo. Emerge tutto il suo amore per i figli. Che bello. Entrambe le mamme fanno il bagnetto. È dolcissimo vedere come i cuccioli abbiano bisogno di queste coccole e delle rassicurazioni della mamma. Tenere i cuccioli lontani dai predatori è un lavoro duro. Sono esauste. È il momento di mettere i cuccioli a nanna e dormire di fianco a loro. Sì, è davvero pazzesco osservare questi piccolini. E sarà ancora più emozionante vedere come cresceranno durante le prossime 2 settimane. Ma bisogna tenere gli occhi sempre spalancati. I nomadi sono ancora in agguato. E non sono intenzionati ad abbandonare il terreno di guerra. Si comportano come se il territorio MK fosse casa loro. L'impavido Thor non si pone limiti. Ha lasciato i fratelli a esplorare l'altra sponda del fiume, la riva est del branco Nsefu. Thor è così sicuro di sé che rende chiara la sua presenza e sfida i rivali a vedersela con lui. Un errore da principiante. Un chilometro più lontano, sulla riva ovest, i punk colgono il suo richiamo di sfida. Due contro uno. Potrebbe essere la grande occasione per riaffermare la loro autorità. Anche Nathan segue i ruggiti e incontra i punk al fiume. È arrivato Mohawk. Sta attraversando il fiume. Axel è dietro di lui. Sono agguerriti. Sulle tracce di Thor, i due fratelli giungono sulla riva est. Ora sono tutti in pieno territorio Nsefu. È un rischio, ma Thor è da solo e questo rende i punk più forti, almeno numericamente. Nathan sente che sta per succedere qualcosa di molto importante. Così chiama a rapporto la collega Sam. Non potendo attraversare il fiume con la jeep, Sam dovrà limitarsi a seguire l'azione dalla riva ovest. Nathan mi ha appena avvisata che i punk hanno attraversato il fiume per raggiungere Thor. La situazione potrebbe essere pericolosa. Come spesso accade, l'unione fa la forza e lui è solo. Questa è l'occasione che i punk aspettavano. Essere in vantaggio numerico rispetto ai nomadi per la prima volta. Cala il buio sul solitario Thor e sui due punk, nel territorio Nsefu. All'alba, il ruggito di buongiorno di Thor sveglia Sam. Sam si alza e lo va a cercare. Thor. Sembra che stia zoppicando. Sta attraversando il fiume con fare circospetto.
Thor ha raggiunto i fratelli sull'altra sponda. Li chiama. E loro rispondono. Sam prosegue il cammino in cerca degli altri nomadi. Eccoli là, li abbiamo trovati. Stop! Senza il loro leader sembrano quasi indifesi. In gruppo i nomadi rappresentano un grandissimo pericolo, ma se presi singolarmente non sono altro che giovani maschi. In due parole, la loro forza aumenta quando sono insieme ai fratelli. Poco dopo l'arrivo di Sam, appare Thor. Con la luce del sole è chiaro che nella notte è successo qualcosa. Wow. Sì, mi sa che è ferito. Pare che Thor si sia preso una bella lezione tra la notte e le prime ore dell'alba. Chi lo avrà attaccato? 50 e 50. Io scommetto che è stato Mohawk. Diciamo che i nomadi hanno finalmente avuto il segnale che stavamo aspettando, e cioè che devono farsi da parte perché non sono i maschi più adulti di questo territorio. Grazie al cielo ora sono tutti insieme. Vedere i quattro nomadi in questo stato, vedere Thor ferito e sconfitto è molto toccante, perché è la prima volta che appaiono così vulnerabili. È la prima volta che li vedo come giovani maschi che fanno esperienza di vita. E le esperienze di vita non sempre sono piacevoli. Adesso saranno costretti a starsene buoni per un po'. Nei due giorni successivi, gli MK sono tornati sulla riva ovest del fiume. Si sono finalmente riuniti nel cuore del loro territorio dopo la diaspora causata dall'attacco dei nomadi. Axel e Mohawk ritrovano la loro famiglia. Ora che Thor è ferito e che i nomadi si sono rassegnati, i punk rivendicano la loro terra. Questo sì che è un ottimo terreno di caccia. Il fiume attira un numero cospicuo di prede assetate, ragion per cui i nomadi bramavano questa zona. Ma gli MK hanno vinto e sono tornati a regnare. Nathan è sulle tracce di una mandria di bufali che si dirige al fiume. Gli MK sono in attesa. Una mandria di bufali? Che banchetto lucogliano! Gli MK fanno la loro mossa. Insieme possono affrontare i giganti più pericolosi del Luangwa. Anche Mohawk si unisce all'agguato. Ma i bufali passano al contrattacco. Thank you.
Niente cena a base di bufalo stasera. Gli MK spostano l'attenzione su una preda più facile. Uno gnu tutto solo che si è allontanato dal branco. Non ha molte chance di fronte alla determinazione degli MK. Il branco è di nuovo insieme e ha riacquistato il suo antico splendore. Le cose vanno alla grande e questo non può che essere un vantaggio anche per i cuccioli. Il futuro dei nomadi invece appare meno roseo. Mantenendo un basso profilo nel territorio MK, Thor si riprende lentamente dal combattimento con i Punk. Le sue ferite sono più gravi di quanto sembrassero. Gli ci vorrà ancora qualche giorno di riposo prima di poter percorrere grandi distanze. Ma i membri della gang dei nomadi sono degli ossi duri. E quando Thor starà meglio, dovranno prendere una decisione. Andare verso nord e ritentare la sorte con le Hollywood, o rimanere nei paraggi e preparare la vendetta per Axel e Mook. Comunque vada, è guerra aperta.